Si può dire che il modello di sanità italiano è tra i migliori al mondo, o vederne le crepe. Qualunque sia il giudizio che si esprime, però non si può ignorare il dato dell'invecchiamento della popolazione e le sue ripercussioni sulla sostenibilità del sistema sanitario nazionale. Una persona su 5, il 20,3% degli italiani, ha più di 65 anni e in prospettiva la popolazione sembra destinata a invecchiare ancora. È evidente che la sua sostenibilità è messa a dura prova e nuovi strumenti vanno trovati per garantire i servizi necessari a una popolazione che invecchia. La spesa sanitaria nel 2010 è stata pari a 114 miliardi di euro, il 7,2% del PIL, in rapporto alla popolazione poco meno di 2.000 euro per abitante, come emerso dal secondo compendio Sanità in cifre di Federanziani. L'incremento a ruota libera degli acquisti nel settore della sanità che non sono spiegabili. Negli ultimi 5 anni un aumento del 50%, che poi comporta in realtà la riduzione poi dei servizi veri ai cittadini. E allora se si sprecano risorse per manutenzioni, siringhe, lenzuola che vengono cambiate, consulenze, e poi dopo si restringono le risorse invece magari per l'assistenza a domicilio o quello che può essere il principio della sussidiarietà, cioè sostenere le famiglie nella cura degli anziani, cercando di evitare di fronteggiare il problema degli anziani con 10 giorni all'anno di ricovero ospedaliero. Questo costa 800 euro al giorno portare un anziano all'ospedale, forse con 100 euro al giorno alla famiglia di sussidio o di detrazione l'anziano starebbe meglio, la famiglia sarebbe più serena e lo Stato risparmierebbe un sacco di soldi.